E allora continuiamo a sentir parlare di rivoluzione. C'è in sala lì della comunità tunisina che ci racconterà qualcosa della sua storia. Ciao a tutti. Oh, ma arrivata la notizia, il presidente della Tunisia è morto. Sì, è confermato. Ho sentito che il presidente della Tunisia è morto. Ma è vero? No. Non lo so. L'ex. Lo dice lui. L'ex presidente, ma arrivata la telefonata adesso. Mi sembra che nessuno sia dispiaciuto. No, è così. Comunisti. Se è possibile, volevo iniziare con una parola. Quando, da noi, quando uno fa un'immigrazione clandestina verso l'Italia, si dice yahrak, cioè brucia, cioè nel senso di bruciare il limite invalicabile della legge, insomma, dei confini. E questo termine, questi giorni l'abbiamo visto cambiare senso, nel senso che la gente non brucia più, ma uno si è fatto bruciare e ha cambiato il destino di tutti quanti, e non di una sola persona. Mi sono perso. Mi sono preparato adesso in 5 minuti, ragazzi. Era meglio cantare, mi sa. Dì come ti viene, dai. Allora, Bozizi è cresciuto in una terra... in una terra? In cui ci sono le palme, le olive, in cui... tutti voi italiani la conoscete benissimo perché sta a due passi da qua. E ci andate quasi tutte le estati, almeno spero, cioè, dove ci sarà una bellissima spiaggia. Si dice che ci sono belle ragazze, io non ho mai visto, sinceramente. E ci sono anche dei bambini che sorridono, della gente sorridente, ospitale, stupenda. Ma nessuno è riuscito mai ad arrivare oltre quel sorriso. A scoprire veramente cosa c'è dietro quel sorriso, ma se era vero quel sorriso, era sincero oppure era solo per non dimostrare ciò che avevano dentro. E solo pochi ci erano riusciti in questo tempo, in questi 23 anni, sono veramente solo pochi che ci sono riusciti, perché tutto il resto delle persone che sono venute in Tunisia, sono entrati, si sono divertiti e si sono sfogati lì. Hanno svuotato il loro stress e lì se ne sono andati poi alla fine, no? E poi senza prendere niente, senza capire veramente di quello che ci sta da dietro. Senza capire che in quel paese ci sono dei bambini che hanno solamente... Che quando gli chiedi che cosa vuoi fare da grande ti dicono una delle due cose. Una è quella di bruciare, quel termine, non so se ve lo ricordate, l'ho detto poco fa. E l'altro è di non fare nulla, perché non c'è altra scelta, perché poi il destino è quello a studiare, è un diritto, anzi è un obbligo studiare in Tunisia, perché se tu non studi il padre va in carcere, però lavorare è vietato, quindi puoi studiare però stai a casa, almeno non sei ignorante. Infatti l'abbiamo visto poi alla fine durante queste manifestazioni, come ha reagito la gente alle forze armate, alla polizia, alle milizie del presidente. C'era gente che non avrà mai immaginato che ci fossero veramente dei tunisini in quel... degli arabi, perché ormai è un'influenza, no? Ha contagiato tutto il territorio, tutta la parte orientale, maghrebina. Sì,
perso un'altra volta, scusate. Cos'è? È l'emozione, perché non sono abituato a parlare davanti a tanta gente che ti fissano. Dall'altra parte. Infatti mi conviene, un bel drink. Volevo dire una cosa, nel 95, il presidente, ovviamente lo sapete, che avete sentito sicuramente in tutte le radio, in tutte le televisioni, le storie dalla Tunisia, da Bourguiba, Ben Ali, erano sicuramente, l'avete letta da qualche parte. Nell'87 lui fa il colpo di Stato, 89 vince con le elezioni, 92 si sposa con una certa signorina, si chiama Leila. Lei gestiva un cabaret a casa sua, era una parrucchiera, di notte faceva anche questo, e lui era un cliente fisso, insomma. E Bunga Bunga si ripete sempre. Era capito? Maggiorenne però. Si sono sposati questa... 3 anni dopo questa si presenta in una villa bellissima dentro il centro di Tunisi, stupenda villa, bussa alla porta e apre il proprietario, mi fa: hai 2 giorni per uscire. Che viene mia madre e io la devo mettere in qualche casa comunque, e devo trovare un posto per dormire. Quello ovviamente si rifiuta, dice: ma chi saresti tu, cioè, anche se sei la moglie del presidente non saresti mica, cioè non puoi fare niente, insomma, questa è casa mia, niente. Si è sentito dopo in televisione, 2 giorni dopo, che lui è morto, si è fatto bruciare davanti al ministero, si è fatto bruciare. La scientifica poi ha scoperto che lui è morto prima che venisse bruciato, ed è stato bastonato comunque. Quindi questa storia del bruciarsi è già avvenuta 10 anni prima che avvenisse questo, che si svolge veramente la storia, quando si è bruciato uno e se ne sono andati loro. Quello era l'inizio della loro dittatura, da quando lei ha cominciato il loro accanimento, no? Ed è stato anche il loro colpo di grazia e la loro fine. Interessante sta qua. Quello che voglio dire è... Bravo! Grazie, grazie. Applaudito per lei che mi sta incoraggiando, no? Ecco, la sua pagina è qui. No, ma ti giuro, non mi sento, ti prego. Va bene, quello che voglio dire comunque... No, ricordo un po' il pistolino mio, comunque lui. Parla dal cuore che ti esce meglio. Quello che mi ricordo è che, come lo studio è obbligatorio e il lavoro è vietato, credere anche in una religione è un diritto, però praticarla è diventato vietato lì in Tunisia. Se un ragazzo, un giovane dell'età mia, anche più grande, più piccolo, va a pregare la preghiera del mattino, da noi è una preghiera importante, la fanno solo chi è, cioè, che ha più coraggio, ha più fede, insomma. Questo è la sua fine, praticamente lui non avrà più futuro. Innanzitutto passerà qualche mese in carcere, poi sarà... esce fuori, lui non potrà più entrare né all'università, non potrà... né lavorare, né trovare un posto di lavoro, non potrà fare nulla. Il paese era quella lì, signora. Non sanno, vedi che non so neanche pronunciare, perché non so che cos'è, capito? Perché sotto in tunisino non so cosa sia quella parola. È quasi una parolaccia da noi. È pure da noi. Pure da noi. Lo sai, ho sempre detto questa cosa qua in Italia, vivendo qua in Italia non c'è meritocrazia, ma... Ti prego, ultimo sguardo.
L'ultimo sguardo poi io. Mi sono perso però. Vabbè, ma quella mia sorella comunque mi diceva lì e dai, sbrigati, che vuole anche lei parlare, sinceramente. No, no. Ma la cosa peggiore è che tu non puoi neanche sfogarti, non puoi neanche esprimerti, perché puoi anche bestemmiare Dio lì e tu sei libero di dire ciò che vuoi, però bestemmiare il governo o contrastare il governo, dire qualcosa contro il governo è una bestemmia, è il blasfemo peggiore che può esistere in quel paese. E tu, e non solo che è un blasfemo, che tu anche, ci sono anche le pene a conseguenza di queste parole. Quindi uno che non può, che può studiare ma che non può lavorare, che lui che cresce senza nessuna speranza di poter fare qualcosa nella vita, gli è stato vietato di avere obiettivi nella vita, gli è stato vietato di sognare, un bambino che gli è stato vietato di sognare, un giovane che è stato vietato di avere opzioni magari nella vita, di scegliere, un padre che è stato vietato di vedere i suoi figli magari che stanno in carcere perché lui è da giovane ha pregato, non, ha creato una tensione nel paese, ha creato una vera tensione che è una bomba, ecco. Che Lerner qualche giorno fa, dopo l'esplosione del caos, dopo si è bruciato Basisi, ha detto una cosa che non so se è una cosa positiva o negativa, dipende dal punto di vista ovviamente. Ha detto che ha fatto una domanda a una ragazza e ha detto: com'è questo cambiamento? Cosa c'è stato nei paesi arabi che dopo questo kamikaze che si esplode, si suicida per uccidere gli altri intorno, c'è stato questo Bouazizi che ha cambiato la mentalità degli arabi e si uccide da solo per cambiare, per combattere per la libertà, insomma questo cambiamento, il modo di morire che è cambiato. Secondo me non è stato quello il cambiamento, perché quelli che si ammazzavano prima sono altre persone e sono altri ambienti e altre situazioni di cui non posso giudicare niente sinceramente. Il cambiamento non è stato un cambiamento, è stato solamente una risposta, ecco. Loro hanno creato una bomba e questa è stata la risposta, è stata loro. Sinceramente non riesco più a trovare parole perché non c'ho più niente da dire. Io posso dire che sono 12 anni che non vado giù e che adesso finalmente tra un mese spero riesco ad andare giù, sempre per soggiorno, queste cose qua, ancora spero di riuscirci. E niente, ringrazio tutti e basta.